Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». Parola del Signore. Ecco, oggi arriviamo veramente in uno snodo fondamentale del Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco è tutto percorso da questa domanda: chi è Gesù? Chi è costui al quale il mare obbedisce? Chi è costui che scaccia i demoni? Continuamente risuona questa domanda: chi è costui? Oggi è Gesù che fa questa domanda. La fa ai suoi discepoli portandoli in una regione lontanissima, veramente al confine con l'attuale Libano, a Cesarea di Filippo, in territorio pagano praticamente, e fa questa indagine fondamentale: la gente chi dice che io sia, chi sono io per la gente? E poi rivolge la domanda fondamentale della vita cristiana: ma voi chi dite che io sia? Ecco, questa è la domanda: chi è per te Gesù? Chi è per me Gesù? Risponde Pietro dall'entusiasmo del suo cuore: tu sei il Cristo. Ecco, l'ha detto, finalmente l'abbiamo capito, l'abbiamo saputo, Gesù è il Cristo, cioè l'unto, letteralmente, il consacrato, cioè l'inviato definitivo di Dio. Ma qual è il problema? Che subito dopo si capisce che Gesù e Pietro non intendono questo termine allo stesso modo. Pietro intende il Cristo come il Messia liberatore dai Romani, come il Re Messia che prenderà il potere in Israele, libererà Israele dal giogo dell'oppressione e instaurerà sulla terra il regno di Dio. Invece Gesù incomincia a preparare i suoi apostoli e anche noi al fatto che doveva essere messo in croce, doveva soffrire molto, venire ucciso e il terzo giorno risuscitare. Cioè che la sua messianicità, il suo essere inviato di Dio, non era una questione di potere terreno, non era prendere possesso di un regno sulla terra, ma era invece passare attraverso una solidarietà così profonda con gli uomini da condividere anche la loro morte, per poi entrare nella vita nuova. Ma Pietro non lo capisce. Pietro, come noi, facciamo fatica a capire, a vedere un Dio che si lascia umiliare e schiacciare, un Dio perdente, non vincitore. E allora Gesù dice a lui e a noi: va dietro a me, Satana, cioè tentatore, tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Aveva detto una cosa giusta Pietro: tu sei il Cristo, ma non l'aveva detta capendolo veramente fino in fondo. E allora Gesù dice ai suoi discepoli, cioè a noi: attenzione, se qualcuno mi vuole seguire, vuol venire dietro a me, questa è la posizione del discepolo, colui che segue, non che decide la strada, ma che segue il maestro, rinneghi se stesso, cioè smetta di pensare a se stesso come il centro, prenda la sua croce, cioè faccia questa fatica di
decentrarsi da sé e mi segua. Non si può salvare la vita da soli, ma si può invece donare come Gesù e allora la si ritroverà. Non è una strada semplice, è la strada della croce evangelica, cioè del mettere da parte il proprio io e di fare spazio a Dio e al fratello, donando totalmente se stessi. Allora si potrà capire un po' di più chi è veramente Gesù.